ai ragazzi in settimana, cioè questo scorcio di settimana soprattutto, ho solamente detto di continuare per quello che è il percorso di crescita che stiamo facendo, di mettere più attenzione negli episodi, perché poi sono quelli che possono determinare il risultato e quindi ti permettono di fare un certo tipo di partita con la ferocia giusta. Marciano, mister, come ha lavorato la squadra in questi giorni? Come sta, diciamo? E adesso la curiosità è un po' anche su Tonti Abiti di scendere in campo domenica, se dobbiamo aspettare qualche novità Ma le novità di formazioni ci possono stare anche in virtù del fatto che abbiamo affrontato tre partite settimanali, come avevo detto. Su Bibi, a Bibby e Tonti ancora dobbiamo decidere perché anche oggi ho visto un allenamento fatto in una certa maniera, quindi sicuramente chiederò pareri anche ai miei collaboratori, soprattutto per chi li allena costantemente, per quello che sarà la scelta poi finale. Però la valuterò solamente tra stasera e domani mattina, questa situazione qua. Però i ragazzi lavorano e continuano a darmi una grossa disponibilità. festa, festa, grazie. Due domande. La prima, parli di qualche variazione, diciamo che potrebbe essere diciamo, di Charpentier dall'inizio, De Marco, Zullo, che sono quelli forse più freschi in questo momento. La seconda domanda, abbiamo già parlato del cambio di modulo, però paradossalmente il modulo che hai adottato finora fuori casa è quello ideale, soprattutto quello che comunque ti ha permesso di vincere le due partite. Stai pensando di cambiarlo, stai pensando di proporre una linea più determinata o lasciare tutto com'è? Innanzitutto davanti voglio dirlo perché è giusto che le cose ce le diciamo sempre, ho una scelta obbligata, Charpentier perché Albadoro si è fermato ieri e quindi non potrà essere della partita e di conseguenza anche volendo ha avuto un piccolo affaticamento muscolare, lo dobbiamo tenere a riposo per qualche giorno. No, e quindi probabilmente gli interpreti possono anche essere quelli. Bisognerà vedere come voglio andarla a interpretare la partita a cava, che quello potrebbe essere un po' l'ago della bilancia, perché poi loro sono diventati una squadra le ultime 2 o 3 giornate con l'arrivo di Campilongo, cosa che non perché magari l'allenatore passato non avesse dato, però ci sono delle squadre che hanno bisogno dei tempi per diventare squadre e comunque hanno delle qualità importanti. Lasciamo stare i punti, lasciamo stare la classifica, lasciamo stare le difficoltà che hanno trovato, ma io dall'altra parte mi ritrovo Di Roberto, Serie B, Rousseau, Serie B, Erzouani, che è un attaccante che ha fatto gol gli ultimi anni, ha dimostrato anche un certo valore, poi Favasuli, poi hanno Mazda, poi hanno Marzorati che è un giocatore di categoria, quindi comunque come vedete qualunque tipo di partita presenta delle insidie, perché bisogna vedere poi come gli avversari si interpongono e anche in che condizione stanno determinati giocatori che possono fare la differenza in questa categoria. De Marco e Zullo, Zullo ha giocato mercoledì e 45 minuti che ha fatto, poi alla fine è stato tolto proprio perché ho cambiato assetto e vedevo in lui magari determinate qualità diverse dagli altri due per giocare a 4 e la stiamo valutando. Su De Marco è anche lui in ballottaggio per una maglia da titolare che deciderò stasera, ovviamente. Mister, buongiorno, Buongiorno. volevo chiederle dell'aspetto psicologico, dal grande entusiasmo per le tre vittorie a queste due sconfitte consecutive, quanto è stata particolare questa settimana, soprattutto questi pochi giorni per preparare sotto questo profilo, in particolare per... Ma la particolarità della settimana è proprio il tempo, che abbiamo avuto veramente poco tempo. Per quello che riguarda l'aspetto psicologico, io cerco di entrare in ognuno di loro, però ognuno ha un temperamento e un vissuto diverso dall'altro e la maggior parte, come ben sapete, non è che abbiano dei vissuti particolari, perché è una squadra abbastanza giovane. Quindi sono stato molto vicino a fargli capire che quello che si sta facendo è il percorso che dobbiamo fare, che le partite per episodi si possono vincere e si possono perdere, però alla fine non dobbiamo perdere quella che è la nostra identità, quella che è la nostra mentalità di essere propositivi e crescere. Mi aspetto ovviamente che questi ragazzi più giovani crescono, come mi aspetto che anche i più grandi continuino a dare quello che è il loro contributo per fare crescere i ragazzi. Mister, buongiorno. L'alternativa a questo 5-4-1, Sì. perché noi lo sappiamo, se gioca Alpagene è un 3-4-3, quindi dipende dalle partite. E adesso
adesso il 4-4-2, non più il 3-5-2, visto che lei ha detto che non ha avuto tempo per mercoledì scorso. No, ma anche perché non abbiamo una seconda punta di ruolo. Sì, dico in futuro. Ah, potrebbe essere. Il 3-5-2, quindi il 4-4-2, si lavorerà in alternativa sul 4-4-2. Ah, un allenatore c'ha delle idee che poi durante il percorso si possono sviluppare in funzione di quello che i ragazzi mi fanno vedere in campo. Devo dire la verità, le due partite, i due scorci di partita ai secondi tempi fatti in casa mi hanno date anche delle garanzie importanti su questo tipo di modulo. È ovvio che poi nell'interpretazione del modulo ci devi mettere delle pedine che vanno a completare il puzzle. Giovanni, sì, ultime partite gli avversari comunque ci hanno limitato il profilo della fase di gioco, nel senso che stanno piazzando sempre un giocatore su Ricordo, andando alla turbina sistematicamente. Hai trovato forse un'alternativa anche per trovare una chiave di volta, soprattutto per lo spostamento del gioco? Allora, io sono contraddittorio in questo, nel senso che non è che ci hanno limitato. Di Paolo Antonio le ultime due partite ha giocato 650 palloni. Quindi anche la predominanza un po' territoriale, soprattutto... Sì, ho capito, ma noi abbiamo cercato altre vie alternative per andare a bucare delle difese che magari sono chiuse più centralmente. E quindi il fatto di girare spesso più palla è perché proprio siamo andati sempre alla ricerca di una soluzione e non confusionario come qualcuno magari può tante volte descrivere il nostro attacco di un tempo, no di 10 minuti, 5 minuti. Sia la partita col Bisceglie sia la partita con Francavilla sono stati definiti i nostri attacchi confusionari. Io li vedo attraverso trame di gioco, però io vedo la partita come la devo vedere io e ovviamente ognuno ha anche la possibilità di esprimere il proprio parere. Però su quello che riguarda proprio la fonte di gioco, io ho visto una squadra che è stata sempre, soprattutto, ripeto, per la maggiore il secondo tempo, padrona del campo, anche col Francavilla stesso. Io vedendo le immagini in settimana con i ragazzi, noi per 50 minuti siamo stati nell'area di rigore quasi del Francavilla. Poi non trovi gli sbocchi giusti, quello è un'altra cosa. Però io li metto nelle condizioni insieme a quello che è poi ovviamente l'atteggiamento di una squadra che vince, di arrivare a trovare delle soluzioni. Poi le soluzioni possono essere finalizzate o meno, però se io sono convinto che se in queste due partite noi avessimo fatto un pareggio o due pareggi o un pareggio e una vittoria, avremmo parlato di altri tipi di prestazioni, magari Avellino spettacolare, ma fa parte del gioco e va benissimo così. La cosa importante è che noi come squadra e come staff siamo consapevoli del percorso che abbiamo intrapreso, sappiamo qual è il nostro obiettivo finale, quello da raggiungere, e lavoriamo per quello assolutamente. Dobbiamo cercare di salvarci più velocemente possibile e nel migliore dei modi. Marciano, magari mi collego con questa domanda che non vuole essere provocatoria, ma sì, per i punti di vista. Sì, certo. Ma forse questo riferimento era stato fatto più per l'ambiente che per la squadra, perché comunque col direttore ci siamo confrontati insieme alla squadra e ci siamo detti che il nostro percorso rimane quello e che comunque noi ovviamente facendo 3 vittorie vai a guardare quello che può essere la prospettiva futura in una maniera più ottimista, però la realtà è che i nostri obiettivi non sono cambiati, non è che a me ieri mi hanno chiamato e mi hanno detto vedi che dobbiamo arrivare primi. Comunque mi hanno detto il nostro obiettivo rimane quello e per quello dobbiamo lavorare. E con quello che abbiamo, ci tengo a precisare, perché comunque già l'ho detto in passato e lo continuo a confermare. Dopo la partita scorsa hai detto quello che tutti sappiamo, cioè che la squadra è giovane, molti ragazzi sono anche all'esordio in Lega Pro, un ragazzo importante come Avellino. Diciamo che comunque c'è un'unità di intenti rispetto anche con la curva, no? Che comunque sostiene sempre la squadra, ha detto pure insomma, chiede di giocare con orgoglio, però tutto sommato ci sono tutte le componenti perché non si cade in una polemica spesso violenta come succede nel calcio, che non aiuta questo gruppo. Quindi sì, voglio dire che se comunque la squadra percepisce la fiducia che ha da parte dell'ambiente, della stampa, dei tifosi, e se questa seconda sconfitta per te ha comunque, in questa seconda sconfitta ci sono i germi della rinascita, perché comunque si gioca in un campo che non è quello di Cava ma è Castellammare, quindi non dico campo neutro ma quasi, quindi ci sono le possibilità per venirne fuori.
Ci sono tutti i presupposti per venirne fuori, assolutamente. Ribadisco, noi andiamo avanti verso quella direzione tua. Tu hai fatto degli appunti importanti e determinanti, direi, per questa squadra, perché il fatto di essere giovane e di sentirsi in sostegno, e lo ha dimostrato anche il fine partita, perché per carità vieni da due sconfitte in casa e al di là del percorso che uno vuoi fare o non vuoi fare, è normale che un po' ne risente anche l'ambiente generale. Ma quella gente là ci ha dimostrato che invece non è così. Quella gente là ci ha dimostrato che sta con noi, che sta lavorando e sta cercando di fare sacrifici, perché so in quella curva quanti ragazzi ci sono che pur di venire a vedere la partita fuori casa non fanno mangiare i figli, ma lo sappiamo tutti quanti, sono cose dette e ridette, e questo può essere una leva importante per quello che è il fatto che non ci sia un peso di responsabilità in questi ragazzi che stanno facendo un percorso importante, li vedo sempre crescere giornalmente, e ovviamente sentendosi anche sostenuti un po' dall'ambiente può giocare un aspetto importante se non determinante. Il fatto di giocare a Castellammare e ci permette di avere 700-800 tifosi al seguito può essere una cosa importante, perché si sente ancora più vicino l'affetto della gente in un momento di difficoltà. Marzullo, grazie. Allora, logicamente si fa sempre un discorso sul lungo periodo e si balla sempre alle prestazioni, perché sulla prestazione puoi vincere, puoi perdere, però la cosa più importante è la prestazione della squadra, la soddisfazione, diciamo, del tecnico principale. L'unica cosa che io noto è che questa prestazione va benissimo fin quando noi segniamo per prima, manteniamo il risultato, come prestazione ci siamo. Però quando subiamo un gol, questo non accade. Peraltro tre partite dove abbiamo subito un gol prima di farlo noi, del resto di anno non abbiamo quasi mai fatto, perché sul 6-0, 6-1 è come se non l'avessimo fatte. Quindi la squadra in pratica, una volta che subisce il primo gol nella gara, è come se perdesse qualcosa. Perde la profondità, perde lo spazio, e quando ci sono spazi ristretti c'è bisogno di una determinata qualità per andare a sfondare, ma non la prestazione, perché anche dopo il gol la squadra ha reagito bene. Ha avuto una reazione importante all'inizio del secondo tempo contro l'ultima col Francavilla, come l'ha avuta dopo l'errore e il gol subito col Bisceglie. Cioè comunque a livello di prestazione la squadra anzi è cresciuta dopo aver subito gol, perché per assurdo nei secondi tempi abbiamo fatto molto meglio. Non abbiamo concretizzato quello che abbiamo prodotto, perché diventa più problematico quando le squadre riescono a chiudere i varchi e quindi a trovare la via del gol. Quindi sostanzialmente mancano quelle qualità di un bomber, di un giocatore che in mezzo alla confusione, in mezzo agli spazi stretti riesce a trovare il guizzo importante, che poi le abbiamo avute, però magari per una volta per poca cattiveria, una volta per poca lucidità, una volta perché sono stati bravi avversari, in queste due partite non è riuscito. Però è un appunto, è una constatazione che io da allenatore ho anche fatto, e mi sono reso conto che diciamo, alla fine di questo discorso manca quella situazione là, manca di essere più ficcanti nella parte finale delle azioni e quindi soprattutto gli ultimi 20 metri. Se dovessimo migliorare quello là facciamo un grande passo avanti, e anche, abbiamo anche lavorato. Giusto per un quadro definitivo di acciaccati infortunati, sì. Alfadoro, Caric, invece Palmisano, uguale, ha recuperato? No, Palmisano è ancora fuori. Sì, è ancora fuori. Morero ha recuperato e le condizioni di Rossetti si sono quasi stabilite, perché ha avuto questo problemino al ginocchio che ha superato velocemente. Sì. E quindi di conseguenza quella è la situazione in questo momento. Come concetto assolutamente sì, sarebbe importante cercare di dare anche quelli là a dire ai ragazzi siamo sulla strada giusta. Infatti
la particolarità di fare un risultato positivo è se dovesse venire attraverso una prestazione importante, ebbene certo, ci mancherebbe.